Eccolo qua, alternativo, nuovo alternativo particolare, perché abbiamo cominciamo ad inserire adesso anche le birre. L'aperitivo si può fare, chi fa l'aperitivo? L'aperitivo con la birra, chi lo fa col vino, chi lo fa con quelle cose arancione, con quelle cose lì. Sono arrivate queste birre, ognuna di un tipo diverso, e il compito mio sarà di interpretarle, ridisegnare le etichette, che sono molto minimaliste. Le vedete come sono fatte? Hanno questa etichetta bianca con questo logo Styles, e oppure ecco, diversi colori. Ecco qua questo bello verde acido, questo turchese fantastico, questa fucsia bellissimo con questi nomi particolari, Lily Smoke, questa si chiama Allison, eccetera, Blanche. Quindi io la assaggerò ovviamente e poi ci intervengo direttamente su, ok? Così faccio una grafica particolare delle birre. Voglio concentrarmi sull'etichetta. Questo è il nuovo aperitivo con Special Beer. Ovviamente, quello non detto, è un birrificio delle Marche, e siamo felici che Christian, il titolare di questo birrificio artigianale, ci abbia mandato queste birre e ha sposato questo progetto, questo format di aperitivo. E allora, in questo periodo un po' particolare, la birra di cui voglio iniziare a fare qualcosa è questa qui, eccola qua. Give me liberty, dammi libertà, perché ecco, abbiamo bisogno di libertà. Appena si sarà sbloccato, cercheremo di avere un po' più di libertà, di essere un po' più liberi. Di uscire e di berci una birretta come questa qui. Allora, apriamo subito e versiamo e vediamo subito che birra, che colore abbiamo. Eccola qua, Give Me Liberty. Intanto la bevo, l'assaggio e poi ci lavo su. Give Me Liberty è una Rye IPA a 6 gradi e 9, quasi 7 gradi di volume. È un Indian Pale Ale di segale e avena. È caratterizzata da lupoli americani. Si presenta con un colore rame chiaro con schiuma bianca. Eccola qua, bello. Lo vedete? Che bello questo rame, color rame. È pannosa e persistente. Al palato troviamo sentori di frutta tropicale. Vediamo. Ah, io sento anche i fiori. Meravigliosa. È profumo floreale, infatti lo sentite proprio adesso. È un finale secco ed amaro amabile. Infatti, anche se con un grado alcolico importante, rimane una birra di facile beva, da bere in ogni occasione. E questa è l'occasione giusta. Quindi, questo è il periodo in cui la birra io la bevo sempre, la bevo anche d'inverno, però d'estate, nella bella stagione, adesso che arriva la primavera, è più piacevole bere una buona birra. Guardate che bella, che colore fantastico, veramente. E mi piace tantissimo. La prima birra di Styles, birrificio artigianale, e l'abbiamo assaggiata. Adesso abbiamo assaggiato Give Me Liberty, dammi libertà. E ora assaggiamo questa qui, la Lily Smoke, che è una birra abbastanza particolare, perché beh, guardate che bel colore. È ambrata, e fa 6 gradi. E vi dico un po' di cosa si tratta. La Rauchbier è uno stile tedesco a bassa fermentazione.
originari della Franconia, vengono utilizzati malti affumicati sul legno di faggio. Si sente proprio la affumicatura, ha un colore ramato, una buona limpidezza e una schiuma bianca pannosa e persistente. Al naso troviamo senture affumicate molto evidenti, in bocca un bouquet di caramella affumicato, molto morbido, con un leggero amaro di luppoli morbidi. Nel complesso è una birra di facile bevuta, da bere da solo, con salumi affumicati o BBQ, barbecue. E allora, questa smoke mi fa pensare molto a una donna di colore che fuma. Lilly mi fa pensare questo, una donna così, ho in mente questa figura, la sento, questa che fuma, questo ambiente un po' jazz, in questo ambiente così, un po' in questi locali dove c'è musica, dove... Allora, prendo sempre spunto da questo colore molto bello qui, da questo fucsia, e potrei intervenire direttamente su questa etichetta con una figura che vediamo cosa viene. Io assaggerò tutte le birre che ci hanno mandato della Styles, però per non fare un filmato troppo lungo non vi metto ovviamente tutti gli assaggi, perché verrebbe molto lungo il filmato. Quindi questi sono un paio di assaggi, l'ho messi qui, però poi li voglio, mano a mano che io assaggio e che disegno le etichette, le voglio mettere in questo filmato, così poi facciamo un bel confronto e vedremo cosa esce fuori. Va bene, intanto mi viene una birretta. È particolare, è veramente ha un carattere abbastanza forte questa birra. E allora inizio subito a disegnare. Allora, ho messo una pellicola sopra, trasparente, quasi trasparente, e interveniamo subito con questo qui. Iniziamo a fare una donnina. Allora, io questo lo metterei un po' più giù sul petto, vediamo, o lo facciamo grande e lo inseriamo e inseriamo la figura dentro. Potremmo fare anche così. Vabbè, intanto disegniamo questa donna che fuma, questa donna di colore che fuma. Get old and I act so young.